Buongiorno, oggi 23 dicembre 2010, siamo in piazza Antonio Ruberti, nei pressi della ferrovia, e vogliamo far vedere il parcheggio a pagamento, ex deposito stazionamento dei pullman, è completamente vuoto. Questa è la dimostrazione, oggi è un giorno festivo, ci stanno una fila di macchine, come si può vedere, va al centro, e quando noi abbiamo reclamato per la tariffa troppo alta di questo parcheggio, nessuno ci vuole stare a sentire. Hanno promesso tariffe agevolate, ma non è successo nulla. E questo è il risultato. Parcheggio vuoto, tariffa da un euro, una fila di macchine che va al centro, con conseguente inquinamento, quello che il sindaco e l'assessore della valle ha sempre detto, questo nuovo piano parcheggi risolverà il problema del traffico. Non mi sembra che sia così, perché tutte le macchine, come si può vedere, girano a destra per venire al centro, a Piazza Municipio, via Diaz, e il parcheggio è vuoto, non c'è nessuno, e vi garantiamo che è così per tutti i giorni della settimana. Voi anche la presenza di parcheggiatori abusivi che spaventano chi deve venire a parcheggiare qui, purtroppo i vigili non vengono a verificare questa cosa, e i parcheggiatori abusivi cacciati, mandati via più volte, sono sempre qui. Possiamo stare tutta la giornata, tutte le macchine a destra, verso il centro, ormai la tariffa è praticamente uguale, si fa prima di andare al centro, è un parcheggio che potrebbe essere gratuito e potrebbe essere una valvola di sfogo per chi deve venire al centro, per chi va a prendere il treno la mattina per lavorare, deve essere a pagamento, e questo è il risultato. Questo piano parcheggi è proprio una bella cosa. Grazie sindaco Ciaramella.